Gesù si allontanò di là, giunse presso il mare di Galilea e, salito sul monte, lì si fermò. Attorno a lui si radunò molta folla, recando con sé zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti altri malati. Li deposero ai suoi piedi ed egli li guarì: tanto che la folla era piena di stupore nel vedere che i muti parlavano, gli storpi guariti, gli zoppi che camminavano e i ciechi che vedevano. E lo dava il Dio di Israele. Allora Gesù chiamò i suoi discepoli e disse: Sento compassione per la folla. Ormai da tre giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Non voglio rimandarli digiuni perché non vengano meno lungo il cammino. E i discepoli gli dissero: Come possiamo trovare in un deserto tanti pani da sfamare una folla così grande? Gesù domandò loro: Quanti pani avete? Dissero: sette e pochi pesciolini. Dopo aver ordinato alla folla di sedersi per terra, prese i sette pani e i pesci, rese grazie, li spezzò e li dava ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà, portarono via i pezzi avanzati, sette sporte piene. Bentrovati, cari telespettatori, ad un nuovo appuntamento con Dialoghi sulla Fede e la rubrica di approfondimento religioso con il nostro direttore, Padre Francesco Mazzotta. Bentrovato. Ben a trovato voi. E allora il nostro viaggio, il viaggio che stiamo compiendo all'interno delle opere di misericordia prosegue. Abbiamo visto fino ad ora che le opere di misericordia in qualche modo ci invitano a non mostrarci indifferenti di fronte a varie situazioni di sofferenza, di bisogno, di necessità in cui si trova il nostro prossimo. Quindi ci invitano a considerare il fatto che noi non siamo soli, ma che attorno a noi c'è tanta gente che ha bisogno eh, di cura, ha bisogno di... Di assistenza ha bisogno di supporto, ha bisogno di sostegno. E allora, nella scorsa puntata, noi abbiamo concluso il nostro percorso nelle opere di misericordia spirituale, da oggi, però, iniziamo il viaggio all'interno delle opere di misericordia corporale. Un viaggio, Padre Francesco, che non può non iniziare eh, vedendo insieme l'opera d'arte per eccellenza, quella che in realtà le riunisce tutte. Ed è una dipinto del Caravaggio che si intitola proprio Sette Opere della Misericordia. Si tratta di un olio su tela che adesso stiamo vedendo in questo eh, momento ed è conservato nel Pio Monte della Misericordia a, a Napoli. Ed è proprio la rappresentazione, come potete vedere, di tutte le opere di Misericordia corporate. Eh, Porale, tutte insieme, e allora da, diciamo davvero spettacolare questa, questo, questo quadro, questo, questa opera. Quindi, insomma, se avete la, la possibilità, eh, andate a guardarlo. E allora abbiamo detto che le opere di misericordia eh, spirituali, a differenza di quello che si potrebbe immaginare, sono molto concreto e lo abbiamo visto proprio in questo percorso di dialoghi quest'anno. Eh, quelle corporali forse lo sono ancora di più perché fanno riferimento a dei bisogni fisici. Prima di eh, introdurre la nostra prima opera di misericordia corporale, dare da mangiare agli affamati, volevo riflettere con te, Padre Francesco, su, ehm, sul significato delle opere di misericordia corporale. Eh, leggevo una... Una, diciamo, una frase di Papa Francesco tratta da un'omelia eh, fatta a casa Santa Marta, nel giorno in cui la Chiesa celebra il Sacro Cuore di Gesù, e lui dice: L'amore è più nel dare che nel ricevere, e più nelle opere, nei fatti, che nelle parole. Possiamo dire che questo in qualche maniera riassume il significato e la missione delle opere di misericordia corporale? Guarda, eh, noi siamo. Eh, figli di una, di una cultura eh, qualcuno se lo scorda che c'è sempre una cultura dietro a certi atteggiamenti o, o vorrebbe, eh, vorrebbe nasconderla adesso per esempio eh, è partita la crociata contro la storia facciamo un mm -hmm. esempio che è una, è una cosa sempre pericolosa perché eh, Dimenticare la storia o mettere la storia in secondo piano significa far di tutto per cancellare le origini, far di tutto per cancellare eh, il, eh, il percorso in un qualche modo che ci porta alla, alla situazione nella quale siamo, con tutti i pro e i contro, eh, perché non è che eh, si, stava, si stava meglio quando si stava peggio, con Magna Bella, cioè non è, non è quello il discorso, soltanto che. La, la, la storia, io lo dico spesso, quell'espressione, la storia di maestra di vita, è, è alla fine una, è una balla, nel senso che eh, non che, che sia falsa l'espressione, ma eh, nella... nella nella pratica, nell'attualizzazione pratica, eh, nel risvolto pratico non, non ha tutto sta pill perché eh, se fosse vero eh, saremmo molto migliori noi mm. dei nostri antenati, ma questo non è necessariamente vero. E quello che si dice è il nuovo che avanza perché mm. ormai è sempre così, bisogna cambiare, bisogna cambiare, ma il cambiamento per sé potrebbe essere anche una cosa buona perché ogni tanto bisogna cambiare bisogna, bisogna cambiare l'aria bisogna, bisogna fare il cambio di stagione no? tutto quello che... però se poi dopo dietro al cambiamento non c'è un progetto non c'è un programma non c'è un eh, una voglia di rinnovamento per il meglio per il bene cambiamento di per sé non serve a niente non, non significa nulla cioè cambiare per per, per andare peggio di prima, oppure eh, eh, cambiare per cambiare, quindi il cambiamento come fine e non mm -hmm. come mezzo non serve a nulla. Eh, eh, detto questo, il, eh, le, le opere di, eh, di misericordia eh, e, e quindi quello che dicevi tu prima, cioè il discorso della concretezza no? Del, eh, dell'azione, eh, dicevo è, è un discorso che è figlio di una cultura eh, che è quella eh, nella quale noi siamo imbevuti, la cultura occidentale, una cultura che è nata dal pensiero greco ed è continuata con il pensiero latino e poi diciamo con la Col pensiero filosofico successivo, una cultura che ha sempre distinto per Benino il piano del, eh, del, del fare dal piano del dire, dal piano del, del pensare. No? Okay. Cioè sono piani distinti, piani tenuti eh, distinti e eh, a un certo punto anche qualche filosofo si pone il problema di come farli eh, stare insieme. Yes. Eh, per esempio Cartesio. Alla fine dice, vabbè, io vedo, percepisco questo, ma chi mi dice che quello che percepisco, quello che vedo, poi corrisponda davvero alla realtà? Eh, potrebbe darsi che ci sia un, un demonietto, un. Uh, un diavoletto mm -hmm. il quale si, 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 si sta prendendo gioco mm -hmm. di me, mm -hmm. dei miei sensi eccetera quindi quello che percepisco quello che vedo di fatto non corrisponde affatto mm -hmm. alla realtà uh, è un po' come le percezioni di quelli che non stanno bene di testa oppure percezioni di quelli che sono sottoffette di allucinogeni, droghe e compagnia bella, cioè eh, per loro certe cose sembrano reali eh, ma alla fine reali non, so. non sono, quindi diciamo eh, il problema nostro, il problema occidentale si pone tutte queste questioni. Questa roba, questo pensiero, questa cultura è estranea alla cultura biblica, uh -huh. non, non, non viene dalla cultura biblica, non viene dalla cultura eh, semitica in un qualche uh -huh. modo, dove... Uh, l, il dire e il fare: uh, tra il dire e il fare non c'è di mezzo il, mare. Uh, il dire e il detto è, è anche fatto. La parola mh, parola, uh -huh. uh, cioè il lemma che indica il lemma sarebbe la voce del dizionario, che <ride> indica. La, la, il termine parola, cioè eh, da bar in, in, in ebraico, significa sia parola sia azione. Cioè Quindi le due cose le coincidono. coincidono Tant'è che eh, noi ci meravigliamo ogni volta del fatto che eh, Gesù anche cambia il nome, per esempio, a Simone mm -hmm. e eh, lo chiama Pietro. Pietro. Eh, Beh, io non ci meravigliamo perché siamo abituati a, a sentirla così, la, la sappiamo a memoria questa storia. Però a pensarci bene: ma per quale santa ragione uno che si chiama Peppino si deve chiamare Francesco, si deve chiamare eh, sì, Alfonso? No? no, certo, se gli cambia il nome da, da maschio a femmina o viceversa, lì probabilmente si pone un altro tipo di problemi, ma non vedo se tu rimani nel maschile o nel femminile. Eh, poi non so quanti altri generi ci saranno di mezzo. Eh, che tu ti chiami in un modo piuttosto che un altro, sì, può essere una questione di gusto, eh, perché c'ertuni eh, fanno di tutto per non farsi appellare con il loro, il loro vero nome perché magari eh, no, non gli piace. C'era no. Fiorello che per tanto tempo prendeva prendeva in giro la russa, eh, perché dice che lui era un maschio, un uomo, eh. dice come si chiamano i tuoi figli? Dice io ho uno che si chiama Percingetorige, no? e dice cioè, Percingetorige, se uno si dovesse chiamare così, chiaramente sarebbe un uomo molto strano, magari farebbe di tutto per nascondersi, ma per noi è una questione semplicemente di gusto al massimo, per gli ebrei invece il nome e sostanza, cioè indica l'indole, indica la caratteristica della persona. Tu sei Simone, cioè sei una canna, eh, sei, sei uno che non ha la spina dorsale, dorsale, sei uno che si piega dove tira il vento, io da oggi, con la mia parola, con la mia autorità, ti rendo una pietra, una roccia, sì. ti rendo esatto. solido e su questa roccia fondo la mia chiesa. Cioè la, 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 la parola, eh, quindi eh, quello che... La parola dice, quello che la parola contiene in sé è qualcosa che indica l'indole, cioè è intrinseca alla realtà della persona e alla realtà in generale, anche quei termini che sono toponomastici, cioè che chiamano una, una, una zona con un nome. Eh, che ne indica la caratteristica no? eh, che ci sono delle vette, delle montagne, mm -hmm. per esempio in India che si chiamano montagne della morte, montagne assassine, eh, eh, ci hanno, eh, do, 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 non mi azzardo a parlare nelle lingue locali, però il significato è quello, cioè perché si chiama montagna assassina quindi porta al termine, perché molte persone hanno provato evidentemente a scalarle e non sono mai tornate indietro. Eh, quindi il, il termine indica la, una caratteristica di quella, mm -hmm. di quella zona, eccetera. Allora, in una cultura eh, come quella ebraica, dove eh, si vive di questa roba, cioè dove eh, si fa fatica a scindere il piano dell'essere dal piano del fare, no? dal mm -hmm. eh, il piano del pensiero dal piano dell'azione, eh, non c'è bisogno di sottolineare... Eh, il, il fatto che si educa più con l'azione piuttosto che con la parola, perché la parola che non trova riscontro nell'azione non è una parola e l'azione che non si riesce a ritradurre in parola eh, evidentemente è un'azione indicibile eh, e quindi... Eh, o non ha significato oppure è qualcosa di cui vergognarsi. Ecco, di questi tempi dovremmo proprio imparare invece, quindi che le due cose devono coincidere perché sì. a volte si dicono delle cose e poi si fa tutt'altro rispetto a quello che si è detto. Sì, si è detto. È gua... Quindi viene proprio svuotata di senso la parola. Sì, ma il guaio è che siamo ancora peggio che quello che stai dicendo tu. L'ho provato a dire prima, ma lo ripeto. Qui non c'è soltanto una dicotomia, una spaccatura tra. Il dire e il fare, mm. cioè tra quello che si dice e quello che si fa. Uh, prediche bene il razzo di male, mm. no? il, la, la sì. storia. Magari fossimo fermi là, perché poi diciamo una cosa, ne facciamo un'altra, ne pensiamo ancora ah, un'altra, ne sì. vorremmo ancora un'altra. Quindi quello i sì. piani sono molto più eh, frammentati, più sezionati. Siamo, viviamo a compartimenti stagni. Eh, 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 e alla fine non ci raccapezziamo più niente nemmeno noi. C'è gente che continua a strillare, a dire le cose perché evidentemente più che vo voler convincere gli altri che le cose sono in quel modo cerca di convincere se, se stesso, stesso perché lo sa da qualche parte che non è così come sta dicendo, ma se lo continua a ripetere magari per autoconvincersi, per autoconvincersi che, che sia in quel modo. C'è cioè, gente che vive talmente a compartimenti stagni. nelle, nelle nelle sue logiche di vita, che fa fatica poi a ritrovare l'unità, cioè fa fatica a capire veramente che cos'è reale e che cosa non lo è. Si arriva a delle forme eh, di psicosi, mm -hmm. e la, 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 la psicosi è una delle forme più gravi dal punto di vista psichiatrico, no? quando uno non riesce più a distinguere la realtà dall'immaginazione. E allora, proprio partendo dal fatto che, eh, come dire, pensiero e azione devono coincidere, il primo bisogno... Non so se ho risposto parla domanda? Sì, 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 perché... no, era, era, era esattamente quello, alla fine. Eh, il primo bisogno pratico, e anche quello forse più elementare, è quello proprio del mangiare. Non a caso nel gergo popolare si dice no, che a pancia piena si ragiona meglio, eh, si, insomma, si prendono delle decisioni un pochino più, no, perché si ha... Dovrebbe essere così poi. <ride> diciamo, diciamo che chi si riempie troppo la pancia poi alla fine è, eh, è, rischia, esatto. rischia di, dover, di addormentarsi eh quello perché è un altro lo, esatto quello è un altro <ride> problema perché l'organismo lo... poi deve pensare a una cosa non riesce a pensare a tutto quindi non è detto che a pancia piena si ragioni meglio diciamo eh, anche questo diciamo che dovrebbe... sempre come dire il, eh, la, la virtù è quella di rimanere nel mezzo delle cose sì. perché poi vedremo che in realtà esiste un grande paradosso che continuiamo ancora tutt'oggi a, a vivere e che anzi come dire è un trend sempre negativo sempre più in crescita um, però quello che ti volevo chiedere è questo allora Considerando che probabilmente oggi nel nostro paese eh, nessuno muore di fame, ma ci sono tante persone, tantissime persone che non riescono ad assicurare per sé o per la propria famiglia un pasto. E adesso ci arriviamo anche a questa, a questa mh, tragedia. Ma l'invito che ci viene fatto da questa opera di misericordia, qual è? Quello della condivisione? Quello del sì, eh... Allora, in generale sì, eh, io potrei. Eh, questo lo, lo diciamo all'inizio del percorso, ma eh, è bene ricordarlo. Eh, tu dicevi: eh, abbiamo visto che le opere di misericordia spirituale sono poi alla fine concrete rispetto a quello che potrebbe sembrare. Quelle corporali sono ancora più concrete, eh, ma l'elenco, ripeto per certo. l'ennesima volta, è esemplificativo, certo. non è esaustivo quindi no, non si racchiudono tutte le possibilità dentro quelle opere di misericordia, sì. non solo, andando uh, avanti nel percorso ci accorgeremmo che l'opera uh, di misericordia corporale ha una maggiore possibilità di essere datata, uh, sì. di essere datata vuol dire che uh, una cosa che oggi ha valore potrebbe non significare niente domani nel mm. senso che eh, la priorità che io posso dare a un'azione oggi potrebbe non rispondere più a delle esigenze di domani mm -hmm. o dalle esigenze di dopodomani faccio un esempio se eh, eh, troveremo l'opera di misericordia che dice eh, se pillisci i morti mm -hmm. A parte che diciamo, seppellire un morto senza avvisare l'autorità sarebbe un reato, cioè, quindi occultamento di cadavere mi pare. È evidente che quella eh, opera di misericordia, così come è scritta, non si può applicare alla cultura okay. occidentale, alla situazione nella quale viviamo, quindi va interpretata, va contestualizzata spiegata, va e quindi va tratto il significato profondo e questo è il problema. Quindi c'è un problema di datazione. Mm. Uh, al di là del problema di datazione c'è anche un problema di dover appunto capire il senso, capire il significato e poi andarlo a contestualizzare, cioè lo sforzo grande nelle opere di misericordia corporale soprattutto è quello di contestualizzare perché là c'è scritto dai da dai mangiare agli affamati mm. dai da mangiare all'affamato Ultima, in ultima istanza o comunque in, a, a, a primo sguardo, a prima vista, significa che se uno viene a bussare alla mia porta e mi chiede un pezzo di pane, io non posso rifiutargli di dargli un pezzo di pane. Cioè, cioè, eh, proprio Detto... Semplice, esatto, in maniera semplice. Detto palesemente. Dire e questo uh, vedete, poi chiudiamo i porti, chiudiamo di qua, mm. chiudiamo di là. La cosa interessante è che nell'ultimo periodo si sta discutendo: chiudiamo, uh, chiudiamo una serie di cose, e poi magari apriamo le case chiuse. Eh, eh, Dice qualcosa, quello, la chiudiamo, chiudiamo qualcosa la, la riapriamo. Chiudiamo, chiudiamo quello che è aperto e apriamo quello che è chiuso, cioè, perché poi <ride> c'è la, la legge del contrapasso. ovviamente. Dobbiamo un po' compensare. Bisogna, ecco. bisogna compensare. Cioè, è, è allucinante quello che si sente ormai, eh, purtroppo eh, ci dobbiamo fare i conti, perché poi eh, purtroppo certe logiche eh, creano, eh, creano dissapori, creano cultura eh, e, e incattiviscono anche le persone. Eh, a proposito di eh, porti chiusi e quindi a proposito di Case chiuse, ma qui che intendo portoni chiusi, non le mm. case chiuse, quelle di altra natura, eh, quindi che io mi devo chiudere all'interno de, del mio recinto, mia, nella mia abitazione, eh, questa è una logica che è proprio contraria alla logica del Vangelo, okay. cioè non c'è da nessuna parte scritto che io mi devo chiudere. Cioè il tema è quello sempre e comunque dell'accoglienza che deve essere declinato, perché è il tema dell'amore. L'amore è aperto, aperto alla vita, aperto... e quindi quando io dico aperto alla vita, che significa che non è soltanto che devo fare figli... Eh, eh esatto, questo, sì, perché poi l'immagine è quella, ma no? È eh. aperto a tutte le forme che assicurano eh, la vita, cioè che favoriscono la vita nella, ne, nei suoi vari stati qui abbiamo un grosso problema oggi eh, che non è soltanto un problema del, del, della povertà della, mm -hmm. eh, o delle classi che diventano povere quindi c'è bisogno di sostenere le povertà da questo punto di vista no? eh, e, e anche qua bisogna trovare poi il giusto compromesso perché non, non c'è solo un problema di risorse eh, che, che io devo ripartire ma c'è anche un problema di che è legato al, al discorso dell'assistenzialismo in quanto tale. L'assistenzialismo non porta al bene di nessuno, eh, perché porta le persone a, eh, come dire, a, ad addormentarsi, mm -hmm. a, a, a sentirsi soddisfatte di quello che hanno e quindi non porsi degli obiettivi. Eh, questo, a non fare eh, niente per raggiungerli, per, per, per mettersi per in gioco. No? Cioè, eh, L'assistenza la, la, va bene nel momento in cui è come, è come una sorta di pronto soccorso: vado a pronto soccorso, sto male e quindi ho bisogno di essere soccorso, ma non è che una volta che. Ho soccorso quella persona e nel pronto soccorso ce lo lascio a vita, no? perché eh, no, no, non si andrebbe. È come quei parte. bambini che quando incominciano ad andare in bicicletta vanno con le due rotelle no? di sostegno, sì. non so se ve lo ricordate, poi si inizia a togliere una, poi sì. si inizia a togliere l'altra e poi si cammina da soli. Esatto, cioè quest, questo è il senso, cioè assistenza sì ma eh, finalizzata alla crescita. All'autonomia, all'indipendenza. Alla, alla, lo deve aiutare a inserirsi in un mondo del lavoro, in un mondo sociale eh, nel, nel quale anche lui ha il diritto e il dovere di stare. Eh, cioè questo, questo è il discorso per cui la cosa diventa un po' più complessa, più complicata. Ma, eh, dicevo, oggi c'è proprio un problema. Eh, parlavo di pronto soccorso prima, provate oggi ad ammalarvi, Port provate a ad avere a che fare con una persona eh, anziana che è ammalata, eh, non ve la calcolano proprio, cioè devi eh, in un qualche modo, devi sei vecchio, devi morire, eh, gli ospedali sono strapieni, eh, non, non c'è un posto manco a pagar loro. Cioè, siamo Il periodo in una... anche di degenza viene, come dire, eh, snellito molto di più, quindi ognuno eh, deve poi tornare a casa, lunghissime. che non lunghissime. finiscono mai, eh, se ti serve qualche cosa la devi andare a pagare e chi non ha i soldi quindi non se la può permettere. Allora, sono tutte forme, queste dicevo, che con l'apertura alla vita non hanno nulla a che fare. Eh, sono tutte forme che vanno contro la logica dell'apertura alla vita. Quindi se noi andiamo a prendere questa dare da mangiare all'affamato, l'affamato non è soltanto quello che ha fame, mm. l'affamato è quello che è in uno stato di bisogno eh, generale e io devo essere in grado di sostenere, di aiutare quello che sta nello stato di bisogno perché è un dovere mio da un punto di vista morale, da un punto di vista etico, da un punto di vista cristiano, da un punto di vista umano. Perché anche qua qualcuno pensa, eh, io sono cristiano e devo fare così. No, tu in quanto uomo devi fare così. E nella, nella logica dell'umanità, io ho due gatte qua. Se una delle due finisce il latte e hanno, e hanno avuto i gattini... Nello stesso periodo l'altra allatta i gatti dell'altra dell gatta, cioè si, si, si aiutano in questo e noi in realtà non riusciamo a condividere, a sostenere, ad aiutare, ognuno si chiude, si, 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 eh, si, si isola all'interno del suo mondo, cioè siamo peggio degli animali, siamo peggio delle bestie, abbiamo perso l'umanità, quindi non è soltanto un problema di cristianesimo che sta andando a farsi benedire. Ma è un problema proprio di realtà umana che, 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 che si sta svilendo in tutto e per tutto. E una volta che noi ci siamo crogiolati in questa logica o in queste logiche eh, sarà difficile ritornare a far circolare certi valori. E, e non lo so, cioè, se arriva poi l'imbarbarimento, se arriva alla logica del, del, del far guest, del più forte, no? quindi ritorniamo alla, alla pura logica del chi è più forte, chi è più macio, chi è più capace eh, va avanti, Ce la gli, fa. Altri, gli altri restano indietro, gli altri, e quindi, come, come, dire? A, come a Sparta si possono buttare C'è quella sorta di selezione naturale, naturale. che poi quindi, eh, porta a lasciare indietro i più, Il, i più deboli. Padre Francesco, se sei d'accordo, noi... Terminiamo qui, ma ripartiamo nella prossima puntata di Dialoghi sulla Fede proprio da questo punto importante, perché appunto c'è anche un aspetto, anche proprio prettamente umano, che va, va, va considerato. E allora, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i programmi di Teredeona. Noi ci vediamo alla prossima puntata di Dialoghi sulla Fede.